corso della storia, innumerevoli sono stati gli autori che si sono contraddistinti per la loro spiccata abilità narrativa. Non è assolutamente difficile pensare all'istante ad alcuni nomi particolari che hanno caratterizzato la nostra epoca: Tezuka, Urasawa, Toriyama, Araki. E concentrandoci ancora un pochino, potremmo sicuramente immaginare un gran numero di altri autori ugualmente importanti. Non è quindi strano pensare che nel panorama manga esistano veri e propri spaccati tra le varie epoche: un manga prima di Toriyama e un manga dopo di Toriyama, prima di Araki e dopo di Araki. Ma tra tutti spicca, per il suo approccio alla narrativa, la figura di Yoshihiro Togashi. Non è certo un mistero che per me lui sia uno dei più bravi autori giapponesi attualmente in circolazione. I suoi manga sono quasi tutti nelle mie top 10 di manga preferiti di tutti i tempi. Ma perché? Cosa rende Togashi un autore così speciale? Cosa lo rende diverso da tutti gli altri? Yoshihiro Togashi nasce a Shinjo, nella prefettura di Yamagata, il 27 aprile 1966. Le informazioni riguardo la sua giovinezza sono molto scarse, ma è possibile comunque ricostruire una seppur breve biografia. Egli racconta di come i suoi genitori possedessero una cartoleria, cosa che gli permise di entrare in stretto contatto col disegno già dalla tenera età. Proprio per questo, infatti, durante il primo anno di scuola elementare, egli iniziò a disegnare manga per puro diletto. Durante le scuole superiori prese parte ad alcuni club di belle arti, frequentando poi l'università di Yamagata con l'intenzione di diventare un professore. In interviste successive rivelerà di aver abbandonato quella strada perché in Giappone un professore deve anche essere un bravo bagnino, ma lui non sa nuotare. È in questo periodo che tuttavia inizia a inviare alcuni suoi lavori alla Shonen Jump, sperando di venire accettato. Seppur già precedentemente avesse provato a partecipare col suo primo manga Tonda Birthday Present, è solo nel 1986 che, grazie alla successiva opera chiamata Butto Be Straight, può essere iscritto al prestigioso Tezuka Awards, vincendo lo stesso anno a soli 20 anni, strappandolo a un giovane Takehiko Inoue che, due anni dopo, inizierà la sua carriera manga che lo porterà a scrivere Slam Dunk. Nel 1988, grazie a Jura no Mizuki, Togashi riceverà una menzione speciale nel prestigioso premio Shueisha Hop Step Awards. Proprio per questo, durante gli anni del college, verrà convocato da un editor Shueisha che gli chiederà di spostarsi a Tokyo per iniziare la sua carriera come mangaka. A soli 20 anni, Togashi si ritrova quindi a Tokyo, nella sede della Shueisha, per iniziare una carriera insieme a Shonen Jump. Nei due anni successivi, egli produrrà sì alcune serie, ma in realtà molto corte. Tuttavia è importante notare che in queste serie saranno comunque presenti molti elementi che andranno poi successivamente a caratterizzare opere come Yu Yu Hakusho o Hunter x Hunter. La primissima pubblicazione ufficiale è Okaminante Kuwo Kanai, raccolta in un volume dal medesimo nome, uscita approssimativamente nel 1989. Successivamente egli produrrà un'altra opera racchiusa in quattro volumi chiamata Ten Deshowaru Cupid. Queste però sono le sue pubblicazioni ufficiali, sono le pubblicazioni con cui in effetti entrò a far parte a tutti gli effetti di Shonen Jump. Ma appunto, come abbiamo detto, prima di queste opere ve ne furono alcune autoconclusive con cui vinse alcuni concorsi che vennero poi a loro volta raccolte in altri volumi interamente dedicati a lui. Ma se vogliamo quindi con precisione parlare di Togashi e di cosa renda Togashi dei giorni nostri quello che noi conosciamo, bisogna innanzitutto tornare indietro a parlare delle opere con cui vinse i concorsi e che convinsero la Shueisha ad assumerlo. Per poter al meglio parlare di Togashi bisogna, innanzitutto, contestualizzare le sue opere. Come detto, Tonda Birthday Present e Butto Be Straight vedettero la luce approssimativamente nel 1986, periodo in cui erano già ben affermati un gran numero di autori. Akira Toriyama era già un autore di successo e Dragon Ball era il suo primo anno di pubblicazione. Araki, soltanto un anno dopo, scriverà Le bizzarre avventure di Jojo e Captain Tsubasa di Yoichi Takahashi era ormai quasi al suo termine.
con Ken il guerriero era stato introdotto lo stereotipo dell'eroe taciturno e solitario, mentre con Dragon Ball questo si era totalmente rivoltato, facendo sì che il protagonista shonen diventasse il bambino allegro e spensierato, mentre negli Spoken sportivi, con Captain Tsubasa, il protagonista passava da ragazzo forzato dal maestro a praticare uno sport odiato al bambino per cui lo sport è tutto. Togashi assorbe questi cambiamenti, creando allora la sua tipologia ideale di protagonista. Il personaggio dovrà essere allegro e spensierato, ma non un bambino, ma neanche un Ken. Ripesca quindi la figura del teppista giapponese degli anni 70-80, amalgamando il tutto in un personaggio spensierato, maduro, allegro ma sempre vincente, divertente ma violento. Di conseguenza, Tonda Birthday Present nasce come storia d'amore giovanile ma amalgama bene azione e fantascienza, con un ragazzo teppista che, per conquistare la ragazza di cui è infatuato, entra in un videogioco e combatte per lei. Direi che ha anticipato i tempi. Ugualmente ribalta anche la figura di Tsubasa Ozora e di chi prima di lui. Butto Be Straight è una semplice storia di baseball, graficamente molto vicina allo stile di Takahashi, ma il nostro protagonista è invece nuovamente un teppista che, per quanto amante dello sport, non può fare a meno di causare danni e risse, non più lo Tsubasa classico, anticipando di fatto Namichi Sakuragi di Slam Dunk. Ma se di grafica vogliamo parlare, è innegabile di come lo stile di Togashi resti strettamente legato agli anni 70, con personaggi dai grandi occhi e da una massiccia dose di mezzi toni che vanno a sostituire i neri pieni. Considerando che egli iniziò a disegnare proprio negli anni 70, è allora normale che il suo stile sia sempre rimasto bene o male invariato, e soltanto con Yu Yu Hakusho sia passato a un livello successivo, seppur ancora molto atipico rispetto agli shonen classici. Queste due opere sono largamente considerabili un inizio di un mangaka molto promettente, ma non ancora alla sua massima espressione. Scrive di storie scolastiche perché è ancora molto legato all'ambiente universitario, e d'azione perché nella piena influenza degli shonen di nuova generazione come Dragon Ball. Eppure Togashi non copia, non riprende, bensì si costruisce da solo. La tavola di Toriyama è una tavola costruita come una Z rovesciata. Ogni elemento guida il lettore verso il successivo riquadro. I visi puntano verso dove dovremmo leggere e i balloon ruotano da destra a sinistra. I volti mantengono sempre la stessa espressione per ogni pagina e le sagome appaiono riconoscibili anche se nere. La tavola di Togashi invece è frammentaria, quasi confusionaria a tratti, ma largamente attenta non a una lucida narrazione, bensì a rappresentare al meglio la confusione dell'uomo, tutte le azioni distratte, tutte le emozioni che in pochi secondi possono colpirci. Toriyama era un genio nel creare una regia pulita e immediata, Togashi nel mostrare al meglio la confusione della vita quotidiana. Vi è stato però improvvisamente un repentino cambio di stile per Togashi. Alle due opere sopracitate segue, pochissimo tempo dopo, Jura no Mizuki, nel 1988, l'opera che appunto ha convinto tutti gli editor ad assumerlo. Ma cosa rende quest'opera tanto diversa rispetto alle precedenti? Beh, per farlo dobbiamo fare un passo indietro nel 1987. In quell'anno era appena salito alla ribalta, nel panorama seinen horror, un autore che aveva pubblicato un manga chiamato Tomi, Junji Ito. Junji Ito diventa quindi un pallino fisso per Togashi, che si è trovato quindi a cambiare totalmente il suo approccio alla scrittura. L'horror di Junji Ito è certamente particolare. Possiamo quasi definirlo un horror lovecraftiano, dove i protagonisti non sono altro che mere pedine di un piano più grande. Non ci sono mostri, bensì essenze, presenze, da cui è impossibile scappare. L'horror di Ito nasce dalla consapevolezza che per disturbare una persona devi piegarne lo spirito ed il corpo, mediante situazioni in cui la stessa natura che ci circonda a volerci far del male. Ecco allora visi contorti, mutazioni fisiche, folli disturbi capaci di distruggere le membra. Ed è così che, in Jura no Mizuki, Togashi recupera tutta questa eredità, amalgamandola a una storia dai tratti scolastici.
il taglio è cinematografico, con un inizio in media res di due ragazzi intenti a scambiarsi il reciproco affetto, salvo venire uccisi da una creatura dall'aspetto umano ma corrotto, tipico delle storie di Ito, e a venir scoperti in stato di putrefazione, consumati, con un taglio di pagina tipico ancora della letteratura fumettistica horror, dove vi è prima la reazione dei personaggi e, solo nella pagina successiva, il motivo. Tecnica sempre cara a Ito, capace di rendere il lettore partecipe della vicenda, dal momento che il suo atto di voltare la pagina è l'elemento scatenante delle vicende. Il proseguo della storia è un crescendo di azione mista a violenza, con continui rimandi all'horror e alla distruzione del corpo, che diventa solo melo involucro per creature a noi incomprensibili. È precisamente con questa storia che Togashi inizierà ad interessarsi al mondo spirituale e alla concezione di personaggi sempre in contatto con un regno demoniaco, appassionandosi poi di letteratura horror e delle illustrazioni disturbanti di H.R. Giger, designer di Alien, che porterà l'autore al suo culmine con Yu Yu Hakusho. A questo punto, proprio in queste tre opere, abbiamo il Togashi definitivo che diverrà poi in Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. Abbiamo il protagonista teppista, ma comunque sempre scherzoso. Abbiamo il sovrannaturale, abbiamo lo stile super deforme per le scene molto più comiche. Ma questi erano appunto solo esercizi di stile, opere con cui egli voleva dimostrare la sua abilità. E torniamo quindi all'inizio, con Okami Wante Kuno Kanai. Il 1 maggio 1989 esce ufficialmente Okami Wante Kuno Kanai. Questo volumetto raccoglieva al suo interno 5 diverse storie di Togashi. I già citati Tonda Birthday Present e Butobi Straight, Horror Angel, Occult Detective Group ed ovviamente la storia che dà il nome stesso al volumetto, Okami Wante Kuno Kanai. Non sono spaventata dal lupo. Proprio grazie a questa raccolta veniamo a conoscenza di interessanti retroscena legate alle sue prime due storie. Infatti Togashi stesso rilascerà commenti al riguardo. Ho creato questi manga per il Tezuka Awards come test. Ripensandoci, anche adesso, continuo a non avere un vero stile di disegno. Comunque all'epoca ero capace di lavorare senza dormire anche per 3 giorni, ed era quella la mia arma. Tutti voi, sfruttate le vostre forze per metterli in qualcosa che volete davvero. Ed ancora, poi aggiunge, vorrei creare un manga che possa essere apprezzato dai lettori, anche se questo dovesse uccidermi. Appare dunque lampante come egli si ritenesse ben poco adeguato all'essere considerato al pari di altri autori, eppure la sua forza di volontà era tale da impedirgli di rinunciare, ma anzi impegnarsi ancora di più per perseguire il suo sogno. E queste altre storie? Non sono spaventata dal lupo, è probabilmente la primissima storia decostruttiva di Togashi. Come il filosofo Nietzsche diceva, la verità è un'illusione, bisogna iniziare ora a studiare l'approccio narrativo stesso di Togashi. Solitamente, quando si scrive per una rivista famosa, gli editor si aspettano che tu porti avanti determinati topoi del genere. Nello shonen ci vuole ormai il protagonista allegro. Il cattivo deve essere sconfitto alla fine, le saghe devono essere costruite su un medesimo scheletro. Proprio per questo Togashi appare allora anomalo. Ne parleremo meglio più avanti, ma ora iniziamo col concentrarci su questa storia. I film, e dunque la società, dipingono i lupi mannari come esseri assetati di sangue, capaci delle più bieche malvagità. E cosa fa Togashi? Tutto questo si inverte e il lupo mannaro diventa un uomo tanto gentile quanto innamorato. Il lupo lotterà contro bulli desiderosi soltanto di fare del male alla donna e, la rivelazione finale della storia, mostra come anche ella sia un mostro, un vampiro. Di conseguenza inizia a formarsi nell'autore un'inconscia allusione al fatto che la società sia malvagia, cattiva e che siano quelli che noi chiamiamo mostri i veri eroi. Non è ciò che abbiamo fuori a renderci umani, ma ciò che abbiamo dentro.
Si crea quindi una perfetta sintesi tra lo slice of life di Tonda Bird Day Present e la violenza sovrannaturale di Jura no Mizuki, il tutto ancora una volta inserito nel contesto scolastico tanto caro all'autore. Proprio in una recente intervista, inoltre, egli ha dichiarato come il suo sogno sia fare una volta per tutte uno shoujo in piena regola, ma che ormai si senta fin troppo vecchio per certe cose. Generalmente questa opera è subito associata a Yu Yu Hakusho per la sua sintesi grafica e taglio di storytelling, eppure non è ancora tutto. Occult Detective Group inizia come una semplice storia su di un gruppo di ragazzi incaricati di fare le veci di detective del sovrannaturale, sventare attacchi demoniaci ed assicurare la pace sulla Terra. La storia si divide in due parti, ma è dalla seconda in cui fuoriesce ancora una volta la maestria di Togashi nel farci interrogare su quale sia il senso della morale umana e se mai esista un Dio lassù ad ascoltare le nostre preghiere. Un ragazzo, gravemente malato, preferisce rubare i corpi delle persone per poter ancora camminare libero per la città, piuttosto che affrontare una lunga e pericolosa seduta ospedaliera. Salvo poi abbandonare ogni speranza, una volta venuto a conoscenza di come non esistano cure, se non l'amputazione della gamba. Diventa lampante allora il parallelismo tra la corsa della protagonista, faticosa, dura, e il desiderio di morte del ragazzo, bloccato e senza via di fuga da questa dura realtà che non può far altro che esplodere in un lungo pianto. È giusto rubare un corpo per poter ancora camminare? È corretto arrivare a pregare Dio soltanto nel momento del bisogno? Togashi non ci dà risposte, ma alla fine della storia, come per miracolo, ecco una cura. Per completare l'evoluzione stilistica di Togashi, concludiamo con Horror Angel. Ancora una volta una storia d'amore, ancora una volta dalle tinte horror. Il plot è curiosamente simile a Video Girl Eye di Masakatsu Katsura, uscito lo stesso anno, e racconta di un angelo sbucato da delle videocassette horror di un ragazzo. Ella è capace di esaudire 3 desideri, ma al ragazzo non importa, dal momento che il suo unico pallino è l'amore per una ragazza tanto bella quanto malvagia che, giocandogli un brutto tiro, lo lascia pestare e brutalizzare dai suoi amici, esseri violenti e ben più vicini ai mostri di quanto non lo siano quelli nelle cassette. Sarà l'angelo horror a salvare la situazione, portando alla luce la vera natura della ragazza, dimostrando ancora una volta come non sia importante l'esteriorità quanto il nostro vero io interno. E ora è importante come nuovamente Togashi disturbi il lettore distorcendo il corpo degli uomini, rigonfiandolo e riempiendolo di piccoli e sottilissimi tubi capaci di penetrare sotto la pelle, riavvicinandosi quindi alle illustrazioni di Giger, grande artista svizzero che si era reso conto di come la vera paura generasse non dall'ignoto, ma dalla distorsione di ciò che amiamo, dalla corruzione di elementi a noi ovvi, dalla grande importanza della sessualizzazione dell'opera. L'amore, stando a Freud, non è altro che la sessualizzazione di un oggetto. Il sesso, o perlomeno l'inconscio desiderio d'amore, è inconsciamente associato alla forma fallica. Di conseguenza, distorcendo e corrompendo queste forme ricollegabili all'atto sessuale, distruggendole, spezzandole o mostrandole in situazioni orribili e disumane, non facciamo altro che colpire il concetto in sé dell'amore, spaventando il nostro subconscio al punto tale da risvegliare primordiali paure esistenziali insite in ogni uomo. Non per nulla Giger, creando il famoso Alien, decise proprio di dargli una forma quanto più possibile fallica anche per accentuare il terrore della vicinanza della creatura, assimilabile a uno stupro. Ecco quindi Togashi che rovina il viso della donna amata, la donna sessualizzata, mostrando il suo vero essere, mostruoso, repellente. Da qui la paura di come ogni nostra donna amata possa nascondere un essere orribile al suo interno.
Questi tre manga portano Togashi a essere un personaggio di spicco alla Shonen Jump, concedendogli addirittura una storia ad ampio respiro, dai temi amorosi e sovrannaturali, come sempre, dove un ragazzo verrà aiutato nella vita sentimentale da una piccola Oni, demonietta, dai mille poteri. La storia non è certamente tra le migliori, ma sarà contenitore dello sviluppo artistico di Togashi. E non per nulla, in questo stesso racconto ritroveremo ancor prima della sua uscita tutti i personaggi di Yu Yu Hakusho e addirittura Hunter x Hunter. Ma 2 anni volano in fretta in questo ambiente. Togashi riesce a incontrare Tezuka, il dio dei manga, e a stringergli per la prima volta la mano. Tezuka ha già avuto modo di leggere tutti i lavori del giovane mangaka, e, in quell'occasione, gli dice una cosa che resterà nella mente del giovane per sempre. Ragazzo, sei capace di produrre un manga che colpirà per sempre i lettori. L'anno dopo uscirà Yu Yu Hakusho, il manga che consacrerà Togashi ad autore di successo mondiale. Gli anni 90 sono certamente gli anni della ribalta per il giovane Yoshiro Togashi. Yu Yu Hakusho diventa uno dei manga più popolari del Giappone, posizionandosi al terzo posto dopo manga come Dragon Ball e Slam Dunk. E ricordiamo, Dragon Ball fosse molto affermato all'epoca, dal momento che era molto vicino alla saga di Namek, che fu il picco massimo di popolarità per l'opera. A oggi Yu Yu Hakusho ha accumulato 47 milioni di unità vendute. 47 milioni di unità vendute per un manga non sembrano un numero troppo alto messo a confronto con altri capisaldi del genere. Ma pensate che Yu Yu Hakusho ha soltanto 19 volumi. 19 volumi vuol dire che ogni volume ha venduto 2 milioni di unità. Ora, 2 milioni di unità vendute per volume è soltanto la metà rispetto alle unità di volumi vendute da One Piece. Quindi, per farvi capire, Yu Yu Hakusho è un manga famoso la metà rispetto a One Piece. One Piece che è il manga più venduto di sempre. Quindi provate soltanto a immaginare quanto sia famoso Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho è stato pensato da Togashi già da parecchi anni come manga e la prima cosa che gli era venuta in mente quando ha pensato a questa particolare opera era una. Il protagonista deve morire. Esattamente, questo è l'inizio di Yu Yu Hakusho. Il nostro protagonista è morto e dovrà trovare un modo per poter tornare in vita, diventando un detective dell'occulto. Inizialmente il manga inizia come una commedia sentimentale coi tratti horror, ma molto rapidamente, dato anche l'apprezzamento del pubblico per opere come Dragon Ball, inizia a trasformarsi in un battle manga. Togashi, tuttavia, più che ispirarsi a Dragon Ball come il pubblico avrebbe voluto, prende molta ispirazione da un altro manga famosissimo all'epoca, le bizzarre avventure di JoJo Stardust Crusaders. Infatti ogni personaggio sviluppa una peculiarità unica nel suo genere data dal suo livello di potere. Esattamente come gli stand in JoJo, esiste quindi la forza spirituale in Yu Yu Hakusho. Di conseguenza ogni scontro non diventa un mero forza fisica contro forza fisica, bensì una vera e propria resistenza contro tutto e contro i limiti del proprio corpo. È solo questione di tempo, prima che la Shueisha si affidi totalmente a Togashi nel momento in cui Dragon Ball finisce. E in quel momento, nel momento in cui viene data la piena libertà artistica, Togashi inizia a usare Yu Yu Hakusho come valvola di sfogo per le sue paure, le sue frustrazioni e le sue ansie. L'opera direttamente successiva che gli venne data la possibilità di scrivere è Level E, un'opera in cui Togashi dimostra di essere non soltanto un semplice autore di battle manga, bensì un ottimo scrittore di fantascienza. Quindi un autore polivalente, confermando ciò che aveva detto in precedenza in occasione di Thunderbird Day Present, ovvero che non è importante cosa scrivi, ma il tuo impegno in ciò che scrivi. Dopo Level E e il matrimonio con la Takeuchi, autrice di Sailor Moon conosciuta pochi anni prima durante una festa con cui era rimasto fidanzato fin dai tempi di Yu Yu Hakusho, Togashi scrive principalmente libri per bambini, illustrazioni rivolte a scolaresche, ma nel 1999
esce il suo capolavoro, Hunter x Hunter, uno dei più importanti shonen mai apparsi su Shonen Jump, ma di questo avremo modo di parlare in altri video. A questo punto è difficile andare avanti. Qui si fermano le conoscenze medie e i più liquidano Togashi come autore scansafatiche, che trovando nella Takeuchi una gallina dalle uova d'oro si è adagiato sugli allori, facendo nascere inutili meme riguardo il suo andare in vacanza. Ma non è per nulla così. Togashi è un uomo problematico, a tratti distrutto dalla sua stessa natura, che nei manga cerca solo rifugio e valvola di sfogo, non un tornaconto personale. Innanzitutto è bene ricordare che dal 1986 fino ai primi anni del 2000 Togashi non ha mai preso una singola settimana di vacanza, continuando a disegnare ininterrottamente giorno e notte, privandosi del sonno e delle passioni pur di portare avanti il suo amore per il disegno. In questi quasi 15 anni, che per capire che lasso di tempo sia, 15 anni sono il tempo che Oda ha impiegato ad arrivare al volume 60 di One Piece, ha creato storie di vario genere amate da un gran numero di ragazzi. E cosa ne ha ricavato? Un infondato odio da parte di un gran numero di lettori. Ma andiamo a fondo della questione. Grazie al manga Sensei Hakusho, disegnato da un collaboratore di Togashi che ha lavorato con lui ai tempi della serializzazione di Yu Yu Hakusho, apprendiamo come egli fosse un uomo solitario e taciturno, capace di disegnare per ore di fila fino a non sentir più il suo stesso polso, arrivando ad inchiostrare sdraiato a terra pur di non sentire il dolore alla schiena. Ogni qualvolta che un collaboratore sbagliava una prospettiva, preferiva lasciarla così senza fargliela rifare pur di non arrecare troppo disturbo, e ogni qualvolta servisse qualcosa in studio, affidava la propria carta di credito a loro, dicendo di spendere i soldi come meglio credessero. All'uscita dell'anime di Yu Yu Hakusho, i collaboratori raccontarono di come la sua reazione non fu né di gioia né di tristezza, non un sorriso se non un «mi fa piacere». E il suo mantra restava sempre soltanto uno: «Tezuka mi ha detto di creare un manga che faccia sognare i ragazzi», ripetuto come una preghiera, come se tutto dipendesse da quello. Ma perché? Perché non si sentiva all'altezza e non era felice. In una recente intervista ha dichiarato come lavorasse 20 ore al giorno, di cui 14 gratuitamente e solo 6 pagate. E di come alcune volte si ritrovasse in piedi la notte a pensare a quanto la sua vita gli stesse sfuggendo di mano, volendo solo scappare nella notte. Se all'epoca avessi avuto la patente sarei stato un pericolo per me e per gli altri. La sua insoddisfazione dipendeva dal suo senso di inferiorità. Da una parte voleva a tutti i costi scrivere per Jump, ma dall'altra non riusciva a sentirsi parte di essa. Le vendite andavano a gonfie vele per il suo manga, ma sentiva come se da un momento all'altro potessero crollare e farlo sparire nel vuoto. Guardava ad autori come Toriyama, pensando che al loro eventuale ritiro dal mondo dei manga, un tassello di esso sarebbe sparito e tutti ne avrebbero sentito la mancanza, mentre a un suo eventuale ritiro nessuno avrebbe mai fatto caso. Proprio per questo iniziò a idealizzare gli autori, guardandoli come a figure perfette, eroi, cercando di approcciarsi a loro soltanto per discutere di manga, perché se li avesse conosciuti non sarebbero più stati perfetti. Questo accentuò notevolmente il suo sentimento di isolamento dagli altri, portandolo quasi a desiderare di lasciar tutto pur di non dover più andare in sede Jump in occasione di eventuali feste o foto di gruppo. La situazione era per lui quindi un continuo bilico e a metà degli anni 90 arrivò il crollo. Dragon Ball era concluso, Yu Yu Hakusho diventava quindi la prima pubblicazione di copertina per Jump. Per evitare di lasciare un buco di tematica, gli venne chiesto di creare una saga per Yu Yu Hakusho in cui far lottare ancora i protagonisti. Togashi non voleva di certo creare una saga clone di un'altra, pertanto chiese e provò a strutturare il manga come shonen psicologico. Il risultato fu disastroso. I lettori, desiderosi di Dragon Ball, iniziarono a votare negativamente Yu Yu Hakusho pur di ottenere che diventasse uno shonen di sola lotta, ma, stando alle politiche di Shonen Jump, dopo 10 settimane di voti negativi, il tuo manga deve avviarsi alla conclusione. Il dolore fu immenso per l'autore, che preferì tagliare di netto il manga e concluderlo con un capitolo ambientato dopo molto tempo rispetto alla storia in corso.
facendo solo raccontare gli avvenimenti mancanti. Tempo dopo, arrivò una sua lettera di scuse, in cui dichiarava come per lui ormai scrivere manga fosse soltanto dolore psicologico, dal momento che pur dando tutto se stesso a questo mondo, non riusciva comunque a sentirsi soddisfatto. E che a quel punto, se scrivere manga significava star male, tanto valeva farlo a modo suo. Ma farlo a modo suo significava anche non venire accettato dal pubblico e di conseguenza diventare un fallimento come scrittore. Il peso di essere un fallimento come scrittore lo portava a sentirsi inadeguato in quel manga e per questo sarebbe stato meglio chiuderlo. Dopo tutto ciò che è stato detto quest'oggi, dopo aver analizzato ogni vittoria e ogni sconfitta di quest'uomo, in cosa risiede, però, la sua bravura? Qual è quel soffio vitale che infonde in ogni sua opera, capace di attirare a sé ogni lettore? Cercando su internet non esiste una vera e propria risposta. Ma oggi, io cercherò di spiegarvi ogni segreto dietro i manga di Yoshiro Togashi. Un fumetto si compone di due principali fattori, storia e arte. Per quanto banale possa sembrare, molti autori si soffermano su di una cosa o sull'altra senza trovare un vero e proprio equilibrio tra le due cose. E Togashi? Togashi si dimostra geniale in entrambe. Partiamo dallo stile di scrittura e sceneggiatura, prendendo ad esempio un altro caposaldo del fumetto shonen, Akira Toriyama, maestro della regia pulita. Come è strutturata una saga di Toriyama? Guardiamo la saga di Namek su di un grafico che tiene conto del pacing, il ritmo degli eventi, e il tempo trascorso nella saga. La saga inizia da zero, con la partenza dei nostri protagonisti. Nel corso della prima parte assistiamo a lotte e inseguimenti, quindi il ritmo è sempre molto alto. Vi è poi tutto lo scontro con la squadra Ginyu, dove il ritmo cresce ancora, l'arrivo di Goku e un momento di pausa durante il cambio d'abito dei personaggi, salvo poi ricominciare a crescere ancora durante lo scontro con Freezer, dove ogni qualvolta il ritmo inizia a sembrare stabile, coi protagonisti che iniziano ad avere la meglio e quindi si fa perdere il fattore ansia, Freezer si trasforma. La saga termina con l'esplosione di Namek. Per tutto il tempo il grafico non ha fatto che salire sempre di più. Questo è esattamente il modo standard per strutturare una storia. Si parte dal semplice e si sale fino al totale climax, ed è lo stile usato per ogni film d'azione. Togashi, tuttavia, è un grande amante dei videogiochi più che dei film, come era invece Toriyama, e proprio per questo, per poter al meglio analizzare la sua narrazione, bisogna analizzare quella comune ai videogiochi RPG. Qui mi viene aiuto un libro molto importante, The Art of Game Design, scritto da Jesse Skill. Il libro, di per sé molto interessante da leggere, mi ha colpito nel capitolo 14, The Interest Curve, dove l'autore analizza la struttura narrativa di The Legend of Zelda Wind Waker, confrontando il livello di interesse che il giocatore pone in alcuni livelli, sulla Y, e il progresso del gioco sulla X. Il gioco non fa che alzare e abbassare di continuo il livello di interesse del giocatore per poter sempre ribilanciare ogni evento. La Forsaken Fortress alza di molto le aspettative e, di conseguenza, si potrebbe pensare che per poter far di meglio sia necessario mettere ancor più azione nel livello successivo, come un Freezer che si trasforma. Ma così non è. Il gioco ti ributta quasi a zero, facendoti assistere ai dialoghi e al proseguo della trama. Nella Windfall Island, in modo tale che, nel momento in cui si arrivi alla Dragon Roost, la curva di salita è così ripida che, anche se non arriva ai livelli della Forsaken Fortress, ugualmente il giocatore è soddisfatto. Applicando tutto ciò a un discorso generale e non su quel determinato gioco, potremmo dire che continuando ad alzare e abbassare le aspettative, uno spettatore sarà costantemente appagato dal ritmo del media. Ma come si applica tutto ciò a Togashi? Quali sono gli esempi riscontrabili nelle sue opere? Il più grande esempio ci arriva da Yu Yu Hakusho, durante la saga che ha consacrato il manga a vero e proprio successo.
il Dark Tournament. Andiamo ad analizzare la narrazione. La saga inizia presentandoci personaggi che si scontreranno. All'istante sappiamo già chi saranno i nemici della saga e contro chi dovrà vedersela Yusuke. Tuttavia assistiamo ad alcuni scontri e poi il ritmo precipita dal momento che assistiamo a interi capitoli notturni nei loro appartamenti. Il ritmo risale con nuovi scontri e poi si riabbassa nuovamente. Lotte clandestine, allenamenti e intere pause anche durante uno scontro continuano ad alleggerire la tensione, fino al momento in cui si va a creare il climax verso lo scontro finale. Cosa succede? Arrivato al culmine, precipita, grazie ad alcune gag molto studiate, salvo poi schizzare nuovamente alle stelle. Medesimo esempio arriva anche da Hunter x Hunter durante gli avvenimenti di Yorkshin City, dove praticamente l'unico scontro è a inizio saga, poi vi è un lungo lasso di tempo in cui i personaggi vivono un'avventura parallela, si rialza durante gli eventi della Casa d'Aste, ma riscende poi bruscamente. E come si risolve il climax della saga? Senza nessun combattimento. I personaggi che vivono la storia sono invece umani. Non sono eroi, ma sono ragazzi come tanti. Seguono sempre i topoi del genere, protagonista, amico del protagonista, rivale, eroe oscuro, ma il tutto in un contesto il più possibile umano. Durante un discorso con Kishimoto, Togashi racconterà di come per lui sia importante aggiungere elementi reali in ogni storia per avvicinarsi al lettore. Yusuke è il protagonista che vincerà ogni sfida, eppure non affronta ogni cosa di petto. Lo si vede a un certo punto inginocchiarsi a terra perché è distrutto dalla consapevolezza che ci sarà sempre una minaccia più grande da affrontare, cosa che invece non fanno personaggi come Naruto, Goku o Rufy. Kurapika cerca vendetta. Eppure lo si vede sorridere e scherzare con gli amici, perché esattamente come ogni uomo, non riesce a essere sempre taciturno e negativo come un Sasuke, bensì l'influenza di gente allegra lo rende felice. Anche i cattivi diventano umani, Toguro è stato traviato dal desiderio di diventare il più forte tra tutti, Meruem dimostra di essere molto più umano dei protagonisti stessi. Pertanto, ogni personaggio di Togashi diventa un personaggio in cui chiunque può rivedersi, e non una macchietta che nel corso della storia prende un ruolo predefinito. E dal punto di vista artistico? Ecco, questo è uno dei punti dolenti quando si parla di Togashi, ma soltanto per incomprensioni. Esistono due luoghi comuni su di lui. Si prende troppe pause e non sa disegnare. Beh, le pause non è propriamente vero, o per meglio dire, non lo è in parte. Togashi ha ormai deciso che il mangaka non è un suo lavoro, è più un hobby per lui, ma ciò non toglie che faccia uscire 10 capitoli annui. E considerate che anche Araki con Jojolion produce 12 capitoli annui, con la sola differenza che Araki ne fa uscire uno al mese, mentre Togashi ne fa uscire 10 in 10 settimane e poi va in pausa tutto il resto del tempo. Molte sue pause sono fatte tra l'altro per ricerca e studio del suo manga. Per la saga delle formichimere prese interi mesi di pausa per studiare il comportamento delle formiche, mentre altre volte visita persino posti dove prende spunto per gli sfondi. Quindi è vero che fa molte pause, ma non è vero che Hunter x Hunter è bloccato per sempre. In ogni sua intervista puntualizza come già abbia in mente la storia, il finale e che è deciso a completarlo, ma con i suoi tempi, che sono i tempi di chi lo fa per hobby e non per lavoro. E il disegno? Ancora una volta luoghi comuni. Molti hanno letto Hunter x Hunter in scan, beccandosi illustrazioni del genere. Pochi hanno letto il manga cartaceo, scoprendo che quelle illustrazioni sono tutte ridisegnate da capo. Anche nel cartaceo capitano disegni brutti, sia chiaro, ma sono davvero in misura molto minore rispetto a quanto le persone che hanno letto in scan possano credere. Ecco, Togashi, nelle sue pause, ridisegna anche per bene i capitoli. Dal punto di vista artistico, dunque, Togashi non si sbilancia, dimostra più riprese di essere un ottimo illustratore, riuscendo a ben destreggiarsi nello stile realistico, ma non disdegna ugualmente sprazzi di super deformed.
L'arte si piega quindi al contesto della narrazione. Non esiste allora uno stile predefinito nelle sue opere, bensì fa sovente uso dello stile realistico per i momenti più cruciali di una storia e si lascia andare a personaggi chibi abbozzati per rappresentare al meglio le emozioni più basilari dell'uomo, gioia e tristezza. È interessante una piccola parentesi sul modo in cui presenta un personaggio, figura intera sopra la tavola, intento in una posa caratteristica e con uno sfondo. In questo modo ci dà la possibilità di vederlo interamente, capire subito il personaggio con cui abbiamo a che fare, ma soprattutto mostrarci il setting in cui avviene la storia. Nel momento in cui il lettore ha già chiaro dove sia il personaggio, in una composizione molto simile a quella di Toriyama, Togashi abbandona gli sfondi, utilizzando soltanto mezzelune nere. Le scene d'azione vengono accentuate dalla deformazione delle figure e dal piegare la tavola a favore di camera, in maniera tale che l'impatto di un colpo sia dato anche dalla costruzione stessa del panel in cui avviene. Ed è quindi interessante notare come molto spesso utilizzi quasi una regola neoclassicistica, in cui il panel non mostra il momento esatto dell'impatto, bensì un momento prima o un momento dopo. Esattamente come i neoclassicisti, quindi, dove le statue potevano mostrare due amanti solo in procinto di baciarsi, o un uomo solo in procinto di raccogliere delle spade. Ugualmente, in Togashi vediamo sempre il momento precedente o successivo. Per quanto possa sembrare una banalità, ad esempio in Toriyama assistiamo al contrario, in cui vediamo l'esatto momento in cui il colpo impatta. A concludere, non si può evitare di citare anche la favolosa vena citazionistica di Togashi. Come detto, Junji Ito e l'horror lovecraftiano sono una grande primissima fonte di citazionismo, portata avanti fino ad Hunter x Hunter, ma il vero Togashi si fa strada imparando a rappresentare la follia di H.R. Giger. Questo perché Togashi ha più volte affermato come Alien sia uno dei suoi film preferiti e pertanto non è strano convincersi che Giger sia diventato un chiodo fisso e con Giger anche la pittura di fine Settecento di Fuseli, altro grande artista tedesco. Egli divenne famoso per i suoi quadri in cui rappresentava gli incubi e le paure degli uomini e un suo famoso quadro, Nightmare, ha appunto portato alla creazione di un altro famoso quadro di Giger, Biomechanical Landscape II, in cui ancora una volta la donna assume un aspetto fallico. Richiami a Giger è possibile notarli in tutta la saga del Dark Tournament e del Capitolo Nero, oltre che nei nuovissimi capitoli di Hunter x Hunter. E certamente sono citazioni sì grafiche, ma soprattutto atte a disturbare il lettore, che fin da subito si rende conto di come ciò che lo circonda sia spaventoso e destabilizzante. In Hunter x Hunter possiamo anche assistere a molte citazioni religiose cristiane, prima fra tutte l'incoronazione della Vergine, a opera di Diego Velázquez, che diventa una copertina della saga delle Formichimere in cui persino la scelta dei personaggi interpreti non è casuale, ma su cui non posso sbilanciarmi per evitare spoiler. In Hunter x Hunter Togashi rappresenta anche la vita che ci circonda e la depravazione degli uomini, il dolore causato dalle guerre e la morte della giovinezza, fino a sbatterci in faccia la cruda realtà della natura stessa. Quasi in un percorso leopardiano pessimistico, in cui prima i veri mostri erano gli uomini, mentre ora il mostro è la natura stessa che ha dato alla luce tutta la depravazione degli esseri viventi. Ma questo è quanto. Oggi abbiamo analizzato la vita, le opere e l'arte di Yoshiro Togashi, un autore tanto importante quanto profondamente triste e solitario nel suo essere diverso, atipico da molti altri. Abbiamo riso, ma abbiamo anche pianto leggendo le sue opere. Ma adesso tocca a voi. Avete letto qualche altro manga di questo autore? Conoscevate Yu Yu Hakusho Hunter x Hunter? Qualora vi interessasse, potrei fare un vero e proprio video dedicato a parte per Yu Yu Hakusho in cui analizzo ogni suo aspetto artistico e filosofico. E magari penserà a una futura e probabile serie totalmente a tema Hunter x Hunter. Ma questo sta a voi. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi e a lasciare un mi piace e noi ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video.